Ciao da Ruggero e benvenuto al video del warm-up progressivo a sedicesimi. Quindi partirò a 60 bpm e farò più giri possibile. Alla fine dell'ultimo giro, dove sarò tecnicamente, diciamo così, impiccato, ti farò vedere a che velocità sarò arrivato. Ok? L'incremento è 1 bpm ogni 3 secondi. Andiamo. 3 enda, 4 enda, 1 enda, 2 enda, 3, 4 enda, 2 enda, 3 enda. 3 enda 3 enda 3 enda 4 enda 4 enda 3 enda doppi 1 2 senti che accelera 3 4 paradiddle e introduco gli accenti 2 3 4 1 2 3 4 Attenzione qua dove c'è il cambio di diteggiatura, qua e poi ritorna qua. Triplo, sotto. Sotto 3 più 5. Finger. Tripli. Quadrupli. Giro le mani. Da capo, secondo giro. Sono a 94. 2. 3. 4 doppi 2 3 4 paradiddle 2 3 4 qua, giro, sotto, tre più cinque, finger. Terzo giro, 119, terza, quarta, doppio, 2, 3, 4, paradiddle, 2, 3, 4, Occhio. Terza. Finger. Quarto giro. 138. Terza, quarta, uno, due, tre, quattro, paradiddle, due, tre, quattro, occhio, giro. Quarta, sono al limite, terza,
e non ce la faccio più. Stop. 156, ok? Per cui 4 giri, 156 bpm, questo è il limite da battere iniziale, ok? Non è un gran limite, ma per me, che ho 53 anni, è già buono secondo me. Per cui se tu magari sei più giovane di me, riuscirai sicuramente a stracciarmi. Se hai la mia età o di più, potrebbe essere una bella lotta, ok? Piccolo dettaglio, io eseguo questo warm up con le bacchette da marching band, ok? Tu fallo anche con le bacchette che usi per la batteria, non è importante. Io ho provato a farlo anche con le 5B, che sono le bacchette che uso per suonare, e il limite è lo stesso, non riesco a fare un giro in più. Per cui il tipo di pad che usi non importa, è una cosa così per gioco, non dobbiamo segnare il record mondiale, ok? Per cui fammi vedere se riesci a stracciarmi, e voglio vedere che qualcuno mi stracci, ok? Grazie, ciao!